There are a handful of special operations forces in the military, but the SEALs are just undeniably the badasses of the Navy. Ok, ma chi sono questi Navy SEALs? I Navy SEALs sono l'elite dell'elite dell'esercito americano, un corpo speciale riservato solo a chi supera test estremi, fisici e non solo. Per fare un esempio che faccia capire di cosa stiamo parlando, vi mostro un esempio assurdo. L'uomo che vedete è David Goggins, la persona più dura del pianeta, e se non lo conoscete vi consiglio davvero di andare a vedere cosa ha fatto, perché è davvero straordinario. Sapete la stima che nutro per figure come lui e per questo motivo ho deciso di provare una piccolissima parte dell'inferno che attende chiunque voglia diventare un Navy SEAL, e l'occasione per farlo mi è capitata giusto l'altro ieri. Ok Google, quanti gradi ci sono adesso a Bergamo? 0 gradi. Ragazzi, sono 9:30, io stamattina mi sono alzato alle 6:30. Ho aperto come prima cosa la finestra e quello che mi sono trovato davanti, ragazzi, è uno spettacolo assurdo. È tutto completamente bianco. La prima cosa che ho pensato appena ho aperto la finestra stamattina è stata che oggi è il giorno giusto per fare qualcosa che, se non sbaglio, su YouTube Italia non è ancora mai stata fatta. Avete già visto dal titolo, farò un intero MARF sotto la neve. Per chi di voi non sapesse di cosa si tratta, un MARF è una prova fisica estrema che è stata dedicata all'ultimo degli arrivati, un Navy SEAL americano, Michael P. Murphy, morto nel 2005, che è stato uno dei pochi militari americani ad aver ricevuto il più grande livello di onorificenza possibile, per cui la medaglia d'onore. La prova si compone di 5 fasi, una peggio dell'altra. La prima, fare 1,6 km di corsa, 1 miglio. La seconda, 100 trazioni. La terza, 200 flessioni. La quarta, 300 squat. La quinta, visto che siamo ancora leggeri, 1,6 km di corsa, 1 miglio. Il tutto, visto che così è troppo semplice, con 10 kg di zavorra addosso. Io farò uno zaino in cui metterò un disco da 10 kg perché non ho gilet zavorrato, ma va benissimo lo stesso. Per questo video, ragazzi, vi chiedo davvero, visto che è una cosa mai vista e visto che ci tengo tantissimo e visto che sarà assurdo, 100 like. Stamattina ho messo un sondaggio su Instagram per capire se era un video che sarebbe piaciuto e le risposte che mi sono arrivate sono tutte state uguali. Cioè, se lo fai, sai già che ti ammalerai, sai già che starai male. Lo so bene, però davvero, è una cosa che appena ho aperto la finestra ho pensato che dovevo fare, perché c'è un tempo troppo bello per fare una cosa di questo genere. A noi quindi non resta che vederci giù, per cui ci aggiorniamo dopo. Sono stracarico, raga. Dove cavolo ho messo i calzini? Ragazzi, sono... Ho provato a mettere 10 kg nello zaino, ma ho appena realizzato che è infattibile. Sono molto indeciso se continuare o meno. Ma sapete cosa vi dico, ragazzi? Chi se ne frega dei 10 kg? La sfida rimane comunque iper impegnativa, per cui me ne frego dei 10 kg, la proverò lo stesso, non la voglio trovare come scusa per non fare questa sfida, per cui adesso mi metto le scarpe e partiamo. Ragazzi, sono le 15:28, alla fine sto andando con mio fratello, stiamo per partire a correre. Faremo il 1,6 km, arriveremo allo stadio di Bergamo, dove ci sarà il parchetto in cui facciamo tutto il resto. Ok ragazzi, 1 km partito, noi iniziamo a correre. Via! Primo miglio andato. Vi lascio la mappa, comunque così controllate. Adesso abbiamo 500 metri a piedi per arrivare a quello che speriamo sia il campo in cui faremo il resto. Ok, ci hanno aperto il campo e questo è il posto in cui faremo le trazioni. Il primo tratto di corsa ci abbiamo messo 8 minuti e mezzo. Va bene, non perdiamo altro tempo. Faremo 20 serie da 5, 10 e 15, trazioni, flessioni e squat. Perché adesso metto la ripresa velocizzata. Ci aggiorniamo dopo. I just wanna be great. Smoking this kush to the face. We got the sticks in the place. Them niggas know how we play. I'm just out here trying to make a way. I pray I see another day. Bro, I caught up in the system again. Prima serie andate. Ne manca solo 19. Cause I'm so different than Jakes. I get the call, make a play. You can come get you a death for the tray. My time here is so temporary. You need me, but I can't stay. That light gon' shine either way. I know I'm gon' die either way. On the paper chase. Un quarto d'ora e siamo a 10. Siamo a metà. È decisamente impegnativo. Ci stiamo accorgendo che il problema
oltre ai muscoli è soprattutto la testa, perché dopo un po' dici: chi me lo fa fare? Pronti? Vai. Smoking on purple the great. Hit my brody big B like the eight. Ayy, when we be flowing, it's great. The team be ballin' like late. Ayy, women in like number eight. Jumping off out of the space. Ayy, two foes with million in your face. Send a nigga out of space. Ayy. 20 stadi andate. Sinceramente, c'è stato più di un momento in cui pensavo che non ce l'avremmo fatta. Sono le 16:38. Adesso ripartiamo. Bitches be topping this money, keep coming, yeah, we get a lot of it. Run down on any nigga that's suspicious, you know that we poppin' shit. Arrivati. Adesso non ho la forza di tirar fuori il cellulare, per cui guardo l'orologio a casa. Mamma mia, 5:05. Questo vuol dire che, tolte le pause del camminare tra lo stadio e il parco, ce li ho messo anche meno di un'ora. Sono molto fiero. Adesso però voglio fare una cosa che era stamattina che stavo pensando. Prima di farlo però arriviamo alle conclusioni di questa sfida. Premetto che, come vi ho detto prima, io l'ho fatta senza la zavorra da 10 kg, ma nonostante questo ieri sera dopo la sfida ero stanco morto e tuttora, dopo 24 ore di riposo, sono ancora molto indolenzito in diverse parti del corpo. Tornando comunque alla sfida, la parte più difficile è stata senza dubbio la parte centrale, perché al di là della fatica muscolare, che credetemi è tantissima, ci si rende subito conto che la parte fondamentale, la parte centrale di una sfida di questo genere, la fa la testa. Se le prime 5 serie infatti sono semplici perché si è carichi, si è sull'onda dell'entusiasmo eccetera, le ultime 15, cioè dalla sesta in poi, e sono tante 15, diventano davvero impegnative, perché tutto ti porta a dire: no, io mollo, no, non lo voglio più fare, ne ho già fatte abbastanza. E se non c'è la testa in quel momento, molli, è matematico. Facendo quindi per la prima volta un marfil in vita mia, ho scoperto perché è una sfida che ha avuto così tanto successo. E la motivazione è molto semplice: un marf ti porta a vincere contro te stesso almeno 15 volte nel giro di un'ora. E non conosco altre sfide, altre cose che possano darti una carica dal punto di vista proprio emotivo così forte. Prima di lasciarvi comunque alla peculiare conclusione di questo video, ci tengo a dire che voglio assolutamente chiudere un marf con anche 10 kg di zavorra, perché è una cosa che proverò a fare, e fatemi sapere se volete vederla sul canale con un commento, con un like, o comunque scrivetemi se avete altre sfide da propormi che vi piacerebbe vedere su questo canale. Detto questo, per oggi è tutto. Se il video vi è piaciuto, ragazzi, vi chiedo di lasciare un like, di iscrivervi eccetera, perché per questo video davvero ho messo tanto impegno e ci ha voluto anche tanta forza di volontà, perché è stata una sfida assurda. Non perdiamo altro tempo, vi lascio la conclusione del video. Ragazzi, bisogna concludere il video in bellezza. Forse avete già capito quello che voglio fare. E per forza, con cosa vado? Tre, due, uno. No, stronzo, accendi il pezzo! Accendi! Non farlo stupido, dai che devo chiudere il video, pirla!